De Caro Home e Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. Vincolo all'ex prefettura di via Tagliamento, la Cassazione riapre il caso, annullando di fatto la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice delle udienze preliminari. Il ricorso fu presentato dal PM Roberto Patscott. Dopo questa decisione, dunque, si ritorna all'udienza preliminare. I giudici romani della terza sezione non sono entrati nel merito della vicenda, ma si sono espressi sul criterio di valutazione del giudice. Al centro la concessione edilizia per il palazzo dell'ex prefettura. Nel mese di luglio scorso il GUP aveva prosciolto i 16 indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione di un complesso residenziale sorto sul suolo dell'ex prefettura. Per il giudice Fiore non vi era alcun vincolo paesaggistico della zona dove è stato costruito il palazzo, poi sequestrato dalla procura. Cancellato il vincolo, però, gli imputati sono stati rinviati a giudizio per altri reati contestati. Fiore, per eliminare ogni dubbio, aveva chiesto a un esperto di verificare tramite la sua consulenza l'esistenza del vincolo. Dalla perizia era emerso che il vincolo esisteva perché il torrente è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, ma che, data la zona densamente popolata, si poteva puntare ad una deroga.